un attimo. No, ma allora aspetta. No, no, faccio un attimo. Vai. Professore, si ricordi di parlare del futuro? Certo, certo, del futuro. 2, 1, in onda. Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio laboratorio. Noi qui studiamo le cellule staminali e proprio per questo sono stato incaricato come esperto di calcolare quante cellule si formano nel cervello di un giovane che faccia attività fisica. Bene, chiamiamo un giovane allora. Questa graziosa dottoranda, vieni qui cara, ci aiuterà nei calcoli. Ora, noi abbiamo scoperto che da una cellula staminale si producono due cellule nell'arco di 18 ore e poi da questi due progenitori, sempre nell'arco di 18 ore, per ben tre volte, si producono altrettante cellule. Quindi quante cellule potremmo ottenere, ad esempio, in 72 ore? 72 giovani neuroni, professore. Brava! Ora, se noi teniamo conto che nel cervello umano ci sono alcune centinaia di cellule staminali, nel giro di alcune settimane noi avremo 30.000 cellule. Ma allora, professore, questa meravigliosa scienza delle cellule staminali ci aiuterà a migliorare il nostro futuro? Ma certo, cara, la scienza delle cellule staminali ci garantirà un futuro più giovane, più sano e più bello. E anche più intelligente. Ma... Sì. Ma come? Come va oggi il video? No, veramente mi avete assicurato, ma io ne ho bisogno. Va bene, arrivederci, arrivederci. E io vado in pullman, mi aspettano. Dove corre il professore? Devo prendere il pullman. Non sa che c'è sciopero oggi. Grazie, grazie, ma la broda chi me la paga? Ma guarda che sì. Prof, scusi, le devo parlare. Ragazzi, non è il giorno, devo fare il video. Dimmi solo quella cosa dei transgenici che mi interessa. Appunto, sono morti. Come morti? Vabbè, va, ne parliamo dopo, lasciamo perdere adesso. Ah, Vivien. Bonjour. Est-ce que tu as fait les calculs des cellules souches? Ah oui, j'ai obtenu 90 millions. 90 millions? Mais c'est beaucoup ça. Et chez l'homme ou la souris? Sur le lapin. Le lapin, comment le lapin? Je travaille sur le lapin. Ah bon? Excuse-moi. Ah Paolo, senti una cosa, ma sto calcolo delle cellule staminali, ti viene un numero grande o piccolo? Ma a me viene un intervallo enorme, tra 5 cellule e 10 milioni. Enorme, sei sicuro? Senti, a me meglio di così non viene, la statistica d'altronde dice questo. Vabbè, se lo dice la statistica. Hi Lin, what about the stem cell count? I found a very small number, 36. 36? Yeah, taking into account cell dies. But there is no cell death in vivo. But I work in culture.
Ah, you work in country. Ok, ok. Thank you so much. Francesca? No, guarda Luca, ti fermo subito. Il calcolo non te l'ho fatto perché mio marito è all'ospedale. Ah, ma perché da quando è che sei sposata? 2 anni, sei anche venuto al matrimonio. Ah sì? Sì. Vabbè, scusami, era bene. Ti ricordi di parlare del futuro? Sì, certo. Zittite i telefoni, ragazzi. Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro centro di ricerca. Oggi sappiamo che le cellule staminali sono presenti anche nel nostro cervello e sono stato incaricato di fare un calcolo, cioè di calcolare il numero di cellule... No, però così non va bene. Preferirei ricominciare. Per favore... Un primo piano, magari, venite pure vicino. Ma con quella barba? Vado? Non è certo con calcoli astrusi che riusciremo ad avvicinarvi alla scienza. Forse è meglio semplicemente cercare di spiegare quello che la scienza è, e cioè un insieme di difficoltà quotidiane, da quelle che incontriamo in laboratorio per cercare di far quadrare gli esperimenti, a quelle ormai assillanti per trovare i fondi della ricerca. Eppure i ricercatori vanno avanti, mossi dalla loro passione, spinti dal desiderio di trovare qualcosa di nuovo, di capire qualcosa di più, e con la speranza che questo un giorno sia utile a qualcuno che da un punto di vista più pratico possa curare una malattia oppure migliorare la vita di tutti. Sì, è vero, questa mattina non mi sono fatto la barba, ma non me l'ero fatta neanche ieri e neanche l'altro ieri. Il problema è che sono sempre di corsa per andare dove, mi chiederete voi? Beh, semplicemente per fare quello che ho detto prima, cioè per cercare di apportare quel piccolo contributo, quella goccia nel mare, il lavoro di tutti quei ricercatori mossi da passione, che il premio Nobel non lo vinceranno mai. Spero comunque che abbiate capito una cosa, cioè che la scienza si muove nell'ignoto, la scienza esplora nell'oscurità, e quindi non è possibile fare calcoli, non è possibile fare previsioni certe sul futuro. Il mio messaggio quindi è molto semplice. Forse non riusciremo a rendervi più sani, più belli, più giovani. Però forse, proprio con questa apertura mentale tipica della scienza, con la ricerca di qualcosa di nuovo, forse riusciremo a rendere più bello e più sano il vostro futuro. Il che comunque non sarebbe male, no?